Benvenuti alla quarta giornata della Serie A Team eFootball PES 2021. Sau dentro Gajić ancora per la tripletta, Gajić è solo, Gajić col tunnel, fa 3-1, Teklis 88 in pieno controllo. C'è spazio anche per un traversone, Pereira si ferma, Pereira col cucchiaio! Oh! Che gol! Cosa abbiamo visto con Pereira? Un cucchiaio delizioso! E questo è un gol che si prenota ad essere il best goal della regular season. Un tocco veramente soffice. Due campioni d'Europa con la nostra I nazionale nel 2020. Salcedo scambia con Kalinic, Kalinic in scivolata recupera benissimo il possesso, Eddy Salcedo trova il gol del vantaggio per Alonso Greyfox. Fiorentina che sicuramente non ci sta e quindi prova l'attacco con Kwame, attenzione la conclusione, il palo clamoroso nega la gioia del gol a Nicaldan. Ancora Kalinic è solo, Kalinic in area, Kalinic! E qui si fa davvero dura per Teklis 88. Caprari, altro attacco delizioso. Bellissimo. Servire Gajić dentro per Viola, solo Viola! 2-2, l'urlo di Teklis 88. È un Benevento padrone in questo istante di campo con Salcedo, solo Salcedo! L'abbiamo detto, il Benevento è padrone del campo, ma Alonso Greyfox sa sfruttare ogni singola falla difensiva. Bel pallone in profondità per Kwame, controlla la sfera, poi serve Vlahović, incredibile! Si divora il gol del 2-1. Pereira, ancora Okaka, può girarsi, esplodere col sinistro, non c'è spazio, ancora per Pereira, dentro Okaka! Che gol! Che gol di Yuri Funza, 10! Sembrava giocato sulla sabbia, bellissima, tutta al volo. Attenzione, Llorente fuori per Pereira, Pereira! Trova una rete importantissima! Traiettoria che parte, trova una rete bellissima. Iago Falche che qui riceve palla subito rimboccata per Mancini, attenzione Mancini! Si muove la rete, dopo pochissimi secondi porta in vantaggio il Benevento Yuri Squadro. Subito coach Nicaldan va in vantaggio con Christian Kwame. Krastev dalla bandierina proprio per Milenkovic. La partita perfetta per coach Nicaldan, non c'è niente da dire. Un'altra imbucata per Caprari, attenzione Caprari, riesce a resistere ma rinviene qui ancora la difesa, attenzione però Caprari! 2-0, esulta Teklis 88 che era doppio ma un pasticcio questo della difesa del Verona. Pereira cerca di chiudere il triangolo a tre, attenzione un rimpallo, favorisce l'Udinese la realizzazione con un destro secco dai 20 metri di collo pieno. Attenzione a Ribéry allora, perché la Fiorentina vuole a tutti i costi questo pareggio. Kwame, grande spunto in area di rigore, Kwame il contrasto, poi la palla che coccia addosso a Musso. Esordirà anche il più giovane giocatore in questa prima edizione storica della Serie A Team. Qui il Tuco Pereira al tracciante in mezzo per Rodrigo De Paul! Vlahović vince un rimpallo, attenzione ora Ribéry cerca il pallone in area, Christian Kwame! Questo è un gol importantissimo per la Fiorentina. Ecco il cross di Nicolas Viola, passo all'indirizzo di Mancini. Ora Iago Falche, conclusione pazzesca sul palo. Tutta la gioia di coach Nicaldan che ha concesso alla Fiorentina la vittoria di questo girone D. Grazie mille a tutti voi per averci seguito da casa. Vi saluto e arrivederci.